Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Oggi siamo qui su Extinction. Volevo cambiare un pochettino dal solito Call of Duty Ghost, comunque il multiplayer, e portarvi una partita su Extinction. Ovviamente, ragazzi, su Nightfall, la nuova modalità di gioco di Extinction proprio, perché diciamo che è il primo dei quattro capitoli che usciranno con tutti i pacchetti mappe di... Ok, va bene. Scarichiami l'aggiornamento Place, vabbè, parte da solo ragazzi, comunque sia. Cerchiamo, questo è il primo capitolo dei quattro che ci saranno con i DLC ulteriori di Call of Duty Ghost. E ragazzi, vediamo un pochettino, cerchiamo di avanzare, visto che ovviamente quando vi ho fatto vedere un pochettino la presentazione del pacchetto mappe di Extinction, di Onslaught, ovviamente ragazzi, sono arrivato tipo all'ultimo alveare e sono morto, perché ovviamente non avevo compagni ragazzi, ne avevo solo uno. Quindi ragazzi, andiamo su parità pubblica. Andiamo su Estinzione e andiamo su Nightfall. E partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo su Nightfall. Questa volta ci sono 4 giocatori, 4 compagni, quindi dovrebbe essere più divertente. Vediamo 1, 2, 3, 4. Perché sei un cespuglio tu? Ok, adesso andiamo zio. Però devi morire, mi dispiace. Ciao zio. Ciao. No. Vabbè, prendiamo le granate ragazzi. Caricatore, Semtex. Come potete vedere è pieno qui. Prendi quel cazzo di coso. Ci penso io, vai. Ok, uno è morto. Dai, andiamo. Prendi quel cazzo di coso. Ma dove stai andando? Ah, vuoi aprire direttamente quello di su. Ma poi ci mettiamo 30 anni, lo sai. Apri, vai. Non fa neanche a togliere, uccidi, quindi ce ne vuoi con attacchi corpo a corpo prima che l'alveare venga distrutto. Classiche sfide, ragazzi. Quelle del corpo a corpo, alla fine. Ok, uno è ucciso. Ah, è vero, vaffanculo, devo ucciderli corpo a corpo. Cazzo, ogni volta me lo scordo. Ok, due, tre, quattro, grandi. Potete avvicinare. Cazzo me lo freghi, pezzo di merda. Ti incendio, guarda. Ti incendio. Oh, dai. Un altro? No. Ragazzi, no. Sono timidi gli alieni ormai. Ok, un altro. Se vi muovete a ammazzare, però fate un piacere a tutti, lo sapete, vero? Io muoio, dai. Io muoio se non vi muovete. Wow, che pezzi di me. Col cazzo, visto che me lo freghi, te lo frega anche io. Pezzo de merda. Ma che cazzo spari, stronzo. Ah, ok, cominciamo con le migliorie nostre su di noi. E poi non sprecate proiettili, coglioni. Usate ancora i colpi. Minchia, avete la possibilità. Ma vabbè, avremo sempre la possibilità. I più difficili, ragazzi, secondo me sono, oltre ovviamente ai classici, quella specie di rino, quelli super bombatti, c'è anche l'altro che è molto forte. Quello l'altro molto forte, ragazzi, quello che diventa invisibile solitamente. Via, bro, vieni, bro. Ce la mettiamo qui, la trivella, va. Ho capito. Allora, un altro, ok, perfetto. Miglioriamo. Ok zio. Sì, almeno il 50%. Guarda un po'. Bravi. È impossibile. Ovviamente tu mi rompi il cazzo. Grande zio. E questa è la cosa brutta. È giocare con gente random ragazzi. Un casino. 37-40. Dai, continuate voi. Che almeno lo fate aumentare. Dai. Aumentate la precisione. 39. Ok, 41. Grandi. Io rimango vicino alla trivella perché voi siete gli unici coglioni che se ne vanno a giocare all'aria da ogni parte. Qua ne è uno dietro. No, non si tocca la trivella. Che lag, Cristo, che lag. Che lag, puttana Eva. Vieni, scendi. Vabbè. Come non detto ragazzi, ho poco capito che la trivella è a metà.
Oh, che cazzo! Sì, ragazzi, stiamo scendendo un pochettino, però. Se magari sparate. Ma che arma? Ah, c'è il Remington, zio. Però siamo 44 di nuovo. E sparali! Ok. Cioè, ormai non ce la facciamo a fare la sfida. Bravi, sparate, però dritti, non storti. Ho capito che dobbiamo perdere la sfida, ragazzi, perché non sanno tenere la precisione, sti coglioncelli. Basta aspettarlo davanti, spararlo e gli fate il punteggio. Ma c'è no. Vabbè, 43-0.1. Tranquillo. Ma fatto, ragazzi, così. Minchia, lo aspettate davanti a voi, ok? Ma perché metti già munizioni? Perché? Vabbè, le prendo. Tanto. Ok, uno è andato. Sì, che strano, guarda un po'. Arrivano dalle scogliere. Andiamo a prenderci il Remington, ragazzi, che altrimenti qui. E questo cazzo di lag, puttana Eva. Ovviamente partita. Oh, hai rotto il cazzo tu, eh? Hai rotto il cazzo. Merdaccia che non sei altro. Ovviamente, ragazzi, non. Oh, hai rotto le palle, eh? Ok, stronzi di merda che non siete altri. Alieni che rompete sempre le palle. Non siete mai pacifici. Cazzo, mai pacifici. Cioè, potremmo creare una razza superiore. No, tu non muori. Non muori! Minchia, non muori proprio. Cioè, cazzo, alluminio. Tu non muori, va bene. Tranquillo. Tutto a regolare, ragazzi. Non entriamo in stato di sopravvivenza. Fatemi piacere. Bravo, tua coltella. Tanto io ho munizioni, non ne piazzo in questo momento perché non ce n'è bisogno. E le piazzano gli altri che non servono a niente. Dai, non ciccare, ti servono veramente munizioni. Io te le prendo solo perché. Ah, 120, qua. Va bene. Ok. A scoppio ritardato gli alieni, ragazzi. Muoiono a scoppio. A scoppio ritardato, dai. È questo, cazzo, delle scimmie. È questo! Ah, è quello invisibile. Oh, tranquillo, tranquillo, bro. Tranquillo, bro. Oh, tranquillo. Vabbè, non muore. Oh, Cristo! Aiutatemi! Minchia! Inutili! Grazie, puttana Eva, grazie! Che cazzo, bravi! Minchia! Non sparate manco morta quel cazzo di mostro! Già è forte! Sparatevi l'uccello a questo punto! Che ci godete anche! Minchia, qua! Ma perché sono ancora resistenti? Perché il Remington è così debole? Qui, in questa modalità? In modalità Extinction, debolissimo! Sembra che spara fagiolini! Oh, avete rotto il cazzo ora! Qua. Oh, basta. Oh, hai rotto il cazzo. Siamo saliti a livello 28, ragazzi. 3 di munizioni. Dai, sali. Beh, bello. Va bene. Perfetto così. Minchia, il fastidio. Il fastidio. Vedi quella cazzo di trivella che devi salire qui su, bro. Ehi, tutto il giro devi fare. Devi salire qui su. 2, andiamo a prenderle, va. Andiamo a prenderle. Olè. Perfetto, ragazzi. Ne abbiamo un bel po' per un po'. Ok, io metto una torretta, ragazzi, così vi do una mano. Almeno vi aiuta. Ah no, abbiamo la torretta che ci protegge un po' il culo, ragazzi, visto che qui, guarda dove cazzo sono, va bene. Va bene, ragazzi, perfetto, così! Ma perché vogliono solo a me questi coglioni? Carichiamo. Perché, ovviamente. Dai, proteggete, grandi. Non ce la faremo mai a fare questa sfida perché non siamo tutti insieme. Minchia, lo scorpione! Dio non morire, Dio non morire! Ma sei molto resistente, scorpioncello?
Bro, bro, tanto lì. Andiamo a prendere l'arma che c'è dentro, ok? Qui ci sono altri scorpioni. No, vabbè, non morire. Ma che cazzo siete, delle piattole? Puttana troia. Grandi, bro. Dai, continuiamo a uccidere. Ok, un altro ucciso, grandi. Ah, dopo questa, ragazzi, dopo che distruggiamo questo alveare, giustamente ci sarà la sfida col boss. Che il boss alla fine lo conoscete tutti, il boss delle torte. No, scherzo. È quella specie di ragno gigante che è una figata assurda. Spara un casino di roba. Tipo, prima vi spara una specie di proiettili. Proiettili alieni, ovviamente. Non proiettili come le pistoline. Che cazzo? Ah, ha già distrutto la torretta, grandi. Bravi ragazzi, bravissimi. Cristo! Sto per morire, ragazzi. Metto di nuovo la torretta. Vai. Così almeno ci protegge un po'. Perché è così lenta la torretta? Non ho ancora capito. Bello. Gesù, prendimi! Dai. Bam, distrutto. Ok, perfetto, ragazzi. Questa è l'arma che prendo solitamente io, che prediligo. Mi piace moltissimo. L'LSAT. Ovviamente sono povero. Grande, raga. Non sono povero. Non posso neanche vendere questa merda! Ma ce l'ho fatta a difendere questa cazzo di torretta? O vi dovete grattare il culo? Ok. Ma ok, la chiave dell'armadietto. Ecco dov'è l'armadietto. L'altra volta. Oh, eccolo, 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 ragazzi. Sei il più sveglio di tutti, bro. Grande. Minchia, che difesa di merda! Che cazzo! Che pa... Ma come faccio a buttare giù l'incubatore? Non mi date una mano? Migliori, ragazzi, migliori. Vai, migliori. Oh, Cristo! Non abbassati! Abbassati, sì! Stavo per morire. Puttana Eva, stavo per morire. Ok. Lancia le uova, sto coglione. Dove stai lanciando le uova? Guarda che cazzo.